amministrazione comunale mi sento di poter dire di rappresentare un po' tutti voi il pensiero di tutta la mia città, a seguito di una istanza che l'associazione Simmachia mi aveva rivolto per iscritto, cioè quella di intitolare una piazza o una via a Don Patria Pino Puglisi, ebbene l'amministrazione comunale è lieta di accogliere questa vostra istanza e vedremo quale piazza o quale via di questa città possiamo intitolare a Patria Pino Puglisi. Grazie, bella notizia, grazie sindaco. Anch'io mi farò promotrice perché in Adrano sia dedicata una struttura o una via a Don Puglisi. È un impegno ufficiale quello assunto dal sindaco di Biancavilla Giuseppe Glorioso e dal vice sindaco di Adrano Angelo Anzalone, che di fatto hanno accolto la proposta dell'Associazione Culturale Simmachia lanciata nei mesi scorsi per ricordare la straordinaria figura del parroco di Brancaccio. Finalmente Biancavilla e Adrano avranno una strada o una struttura che verrà dedicata a Don Puglisi, esempio di vita per quei siciliani che non vogliono arrendersi e che credono in un cambiamento reale della Sicilia. La notizia è stata resa nota dai rappresentanti istituzionali durante la manifestazione di sabato scorso al Teatro La Fenice di Biancavilla, stracolmo di gente. C'è di più, all'impegno di dedicare una via o una struttura delle due città, si vorrebbe anche avviare un progetto che possa ispirarsi al metodo educativo di Don Puglisi, convinti che la mafia teme più di ogni altra cosa l'educazione dei giovani e la presa di coscienza che una svolta è davvero possibile. Per questa ragione, nelle prossime settimane sarà Adrano a promuovere un'iniziativa volta a fare conoscere ai ragazzi la figura di Don Puglisi attraverso la testimonianza di Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro di Brancaccio. Grande la soddisfazione per l'associazione Simmachia, che in più occasione aveva chiesto un riconoscimento pubblico a Don Treppi, come veniva chiamato dai suoi ragazzi. Finalmente nelle nostre città ci sarà una strada o una struttura che ci porterà a pensare a Don Puglisi, dice Vincenzo Ventura di Simmachia. Non è un caso che proprio nella ricorrenza dell'anniversario di fondazione della nostra realtà associativa abbiamo voluto ricordare una figura importante nella lotta alla mafia. Per noi l'impegno preso dalle istituzioni locali rappresenta un importante punto d'inizio, convinti che se ognuno fa qualcosa, allora si potrà fare molto.